conclusa l'edizione di quest'anno di Fano Fiorisce, la mostra mercato che si è svolta nella zona riqualificata del Pincio di Fano dal 25 al 29 settembre. Le giornate dedicate all'evento sono state molto partecipate da tantissimi fanesi che già dalle prime ore del mattino hanno affollato l'area più colorata e fiorita. Ben 35 espositori presenti tra florovivaisti, fiorai e operatori che commerciano attrezzi e supporto per attività da giardino. Il centro storico è stato addobbato a tema green con il chilometro verde, un allestimento che ha visto accanto alle vetrine di Corso Matteotti il posizionamento di fioriere ed arbusti, così da trasformare la via principale del centro città in una sorta di giardino a cielo aperto. Non sono mancati colori cangianti e fragranze che hanno profumato gli stand presenti, come lo spazio del benessere e dell'immortalità. Piante che ci creano benessere come il ginno stemma, che è una pianta, è una cucurbitacea, che è chiamata la pianta del benessere e dell'immortalità, perché due foglioline al giorno garantiscono un benessere e una lunga vita. La cornice green ha accompagnato anche la settimana di eventi, a partire dai convegni con esperti del settore, workshop, mostre, laboratori, live painting, DJ set ed esperienze didattiche con le scuole, tra cui la mostra Il giardino di fiori per l'hotel degli insetti. Piccoli laboratori fatti con casette, con legnami diversi, fanno sì che questi insetti si riproducano. Un ricco programma messo in campo dall'assessorato alle attività economiche e produttive e dal team organizzativo del Comune di Fano. Un bilancio veramente molto positivo per una manifestazione che si è rispostata al Pincio di Fano con questa riqualificazione d'eccellenza, in crescita di presenze di circa il 20% rispetto allo scorso anno, una manifestazione che porta in sé un messaggio importante, che è quello della cura della città, della bellezza, nell'aspetto di una città fiorita, di una città green, di una città accogliente.